Buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento dello stretching ai tempi del coronavirus. Adesso andremo a fare una breve, relativamente breve sequenza di esercizi in forma dinamica. Questi esercizi vi saranno utili per scaldarvi, per aiutarvi un pochino con l'elasticità del corpo, per mantenere l'elasticità che abbiamo faticosamente acquisito nelle nostre lezioni, e li faremo insieme. Per tutti i miei allievi che già mi seguono al corso di stretching, suggerisco di usare il tasto pausa, così dopo ogni esercizio lo potete eseguire per il tempo che riterrete più idoneo, riferendovi ai tempi che normalmente usiamo a lezione, un minuto e mezzo, a seconda del vostro esercizio, delle vostre necessità, e quindi giostrarvi questa indicazione e questa lezione nel modo che più riterrete opportuno. Bene, cominciamo. Iniziamo con un riscaldamento, circonduzioni delle spalle, sia indietro che in avanti, e subito prestiamo attenzione al respiro, non lo blocchiamo mai, non lo sospendiamo, o inspiro o espiro. Cambio, contraggo una spalla sollevandola, la rilasso, contraggo, la rilasso, non questo, solo la spalla. Nel fare questo è vero che ci metto attenzione, ma non è che sospendo il respiro, no, respiro regolarmente. La stessa cosa la andiamo a fare con le braccia in alto, contraggo, rilasso. Cambio, circonduzioni, cercando di rimanere quanto più possibile con il movimento sul piano sagittale, al contrario. Cambio, l'altro braccio. Cambio. Adesso andiamo con tutte e due le braccia sul piano frontale. Le braccia sono rilassate, le lascio cadere e poi le accompagno con una leggera spinta fin dietro la testa. Passano sempre avanti al corpo. E infine ce ne andiamo sul piano orizzontale, così l'abbiamo fatti tutte e tre. Le braccia sono abbandonate, le lancio fino dietro le spalle. E adesso ci andiamo a prendere un pochino più di cura per il resto del corpo e anche per la respirazione. Fin qui abbiamo soltanto fatto attenzione a non sospendere la respirazione. Ora la coordiniamo al movimento. Le gambe leggermente divaricate, do una leggera spinta col bacino e il corpo per inerzia segue, soprattutto le braccia. Ogni volta che spingo, inspiro, espiro. Senza forzare in questo modo, era solo per mostrare. Man mano che mi sciolgo, posso accentuare un pochino la torsione. Bene. Adesso cambiamo il punto di vista. Fin qui abbiamo coordinato la respirazione all'esercizio, o semplicemente non l'abbiamo sospesa. Adesso ascolto la respirazione, mia naturale, il suo ritmo, e abbino a questo ritmo naturale un esercizio. E più sentirò, più esattamente, quando sentirò che espiro, mi lascerò scivolare sul fianco. Quando sentirò che inspiro, torno su. Quindi evidentemente ognuno con il proprio ritmo. Mi fermo e mi lascio andare sul fianco.
da qui comincia la parte in cui i miei allievi possono usare il tasto pausa. Poggio una mano sul fianco, l'altra dietro la testa e spingo il gomito indietro. Stendo il braccio e tiro in alto e in fuori. Rilasso. Mi rilasso dall'altra parte e faccio la stessa cosa. Poggio la mano sul fianco. Mano dietro la testa, il gomito spinge indietro. Stendo il braccio oltre la testa e in alto. E tiro a stirare il fianco. Scendo, unisco i piedi e comincio arrotolando la cervicale, poi il tratto dorsale. Quando arrivo al tratto lombare piego leggermente le ginocchia, mi lascio piano piano andare giù e quando sono totalmente abbandonato torno a stendere le ginocchia ma senza irrigidirle, gambe naturalmente distese. Poggio il palmo delle mani a terra se necessario, ovviamente piegando un pochino le ginocchia. Cammino con le mani in avanti fino a quando riesco a tenere i talloni a terra. Lì mi fermo, espirando, spingo bene le spalle indietro per allinearle con le mani e con le anche. Quindi ritorno indietro. E mi fermo di nuovo nella posizione iniziale, rilassato, gambe naturalmente distese. Piego le ginocchia, le piego fino a cercare di appoggiarmi in questo modo con il bacino sui talloni. Quindi mi schiaccio con il corpo sulle gambe, la testa tra le gambe e cerco di racchiudermi con tutto il corpo in un punto solo. Di diventare piccolo, senza bloccare la respirazione, mi raccomando. Torno a appoggiare il peso in avanti sulle mani e a stendere le gambe fino a che riesco a tenere il palmo delle mani a terra. E qui possibilmente mi fermo un po'. Quindi mi riavvicino al corpo. Piego le ginocchia ed espirando mi srotolo e torno su. Adesso inspiro, mi allungo in alto, mantengo l'allungamento e espiro. Inspiro, mi allungo di più, mantengo l'allungamento e espiro. Un'ultima volta, inspiro, mi allungo ancora un po' di più, però forzo. Mantengo l'allungamento e espiro, forzando la espirazione. E rilasso. Di nuovo mi arrotolo. Vado giù, come prima, quando arrivo al tratto lombare, piego le ginocchia. Quando arrivo totalmente giù, torno a stendere naturalmente le gambe e mi rilasso. Non forzo la discesa. Lascio lavorare il peso del corpo. Se arrivo con le mani a terra, posso anche mettere le braccia conserte. E mi rilasso. Lascio che la posizione sia naturale. Quindi, piego le ginocchia e vado a terra. E prendo una posizione carponi e da qui esercizio del gatto, inspiro e spingo la schiena in alto, espiro, la rilasso, la lascio scendere e sollevo il capo di nuovo, espiro, quando sollevo il capo il mento va indietro, altrimenti vado così in iperestensione della cervicale e non va bene. Bene, a questo punto vado pancia a terra, le avambraccia appoggiate accanto
alle spalle e sollevo la testa e le spalle. Attenzione che non sto spingendo con le braccia, sono abbandonate a terra. Sto lavorando con glutei e paravertebrali, spalle basse e ben aperte. Torno giù, porto le mani sotto ai gomiti, spingo con le braccia e di nuovo lavorerò solamente con i glutei e braccia. La schiena è rilassata, è protetta dai glutei che sono ben contratti, spalle aperte. Torno giù e di nuovo ritorno nella posizione carponi e ripeto l'esercizio del gatto, questa volta con una variante. E la variante è questa. Quando inspiro e vado su con la schiena, salirò prima dalla parte bassa e poi come un'onda il resto della colonna. A scendere il contrario, scenderà prima la parte dorsale e poi come un'onda il resto della schiena. Di nuovo. Un'ultima volta. Bene. Ritorniamo con la pancia a terra. Questa volta piego le gambe, afferro la caviglia. E con molta pazienza, delicatezza necessaria, spingo con le gambe, con le braccia, cercando di sollevare le spalle, se ce la faccio, anche le ginocchia. Lascio. Torno giù. Mi sollevo. Lascio le mani avanti. E vado con il bacino fino ai talloni. Porto la fronte a terra e le braccia lungo il corpo. Mi rilasso. A questo punto afferro con le mani i talloni. Mi giro, vi faccio vedere. Usate la schiena. Quindi da questa posizione afferro con le mani i talloni e tiro forte per schiacciare ancora di più il bacino sui talloni e scaricare la colonna. Lascio la posizione e torno su. E vado in ginocchio in questo modo. Per chi ha difficoltà può usare un banalissimo cuscino da divano da mettere tra i talloni. Anche due cuscini, non succede nulla. Da qui vado a portare le mani dietro, cercando di avvicinarle, se posso addirittura di metterle attaccate una all'altra. Porto il palmo delle mani a terra, apro le spalle, spingo il torace in fuori e il bacino in alto. Se non ho fastidio, rilasso il capo indietro. Torno giù. E di nuovo vado con la fronte a terra e le braccia lungo il corpo. Questa volta non prendo i talloni. Torno su. Incrocio le mani. Espirando le supino e vado in alto, stiro bene indietro, spingo bene in alto e poi rilasso le spalle. Lascio la posizione, vado di nuovo a appoggiare le mani dietro, spingo il bacino in alto e accompagno con un braccio. Scendo, mi rilasso. Di nuovo spingo il bacino in alto e accompagno con l'altro braccio. Scendo.
tiro su e mi vado ad appoggiare sì con sulle mani, ma con il palmo a contatto dei talloni, poggiato sui talloni in questo modo. Apro le spalle e spingo il bacino in alto. Torno giù e di nuovo scarico la colonna, poggiandomi con la fronte a terra e le braccia lungo il corpo. Mi sollevo e vado in affondo, quindi con un piede avanti, in maniera di trovarmi con il ginocchio sulla verticale del tallone, le mani accanto al piede, l'altra gamba ben distesa dietro. Spingo bene in basso e avanti il bacino, poggio le mani sul ginocchio, vengo su, solo con le spalle, mantenendo il bacino spinto in avanti e in basso. Vado indietro col bacino fino a stendere il ginocchio. Il ginocchio è ben disteso, poi provo anche a spingere il piede verso terra. Va bene anche se lo faccio così perché non arrivo, l'importante è che stenda bene il ginocchio. Vado ancora indietro e mi siedo sul tallone. Prima cosa è riuscire a sedersi anche con l'aiuto del cuscino, poi stendere il ginocchio. Se tutto va bene, provo a prendere il piede. Lascio e ripeto dall'altra parte. Vado bene in affondo. Mantengo l'affondo ma sollevo le spalle. Vado indietro col bacino, stendo il ginocchio e cerco di portare il piede a terra nell'ordine. Vado indietro, mi siedo sul tallone e provo a prendere il piede. O comunque ad andare avanti, va bene anche così. Lascio la posizione e vado seduto a terra. Metto piante dei piedi una contro l'altra, non troppo vicine all'inguine, afferro la punta dei piedi, cerco di lasciare andare il più possibile verso terra le ginocchia e poi provo ad andare con la fronte verso i piedi, tirandomi delicatamente con le braccia e mantengo la posizione. Quindi torno indietro, cerco di sollevare le spalle, per fare questo devo ruotare il bacino e passare dall'appoggio sul sacro, tutto indietro, a un appoggio avanti verso il pube. Questo mi permetterà di sollevare le spalle, addrizzare la schiena, magari a inarcarla se fossi particolarmente sciolto. Il movimento è piccolino, se c'è, soprattutto se come me avete dei problemi alle anche, che bloccano il movimento, ma noi lavoriamo mantenendo le tensioni nella giusta direzione. Sto cercando di far ruotare il bacino in avanti. Di nuovo torno indietro con l'appoggio verso il sacro, mi piego e tiro la fronte verso i piedi. Per l'ultima volta torno su e provo nuovamente a ruotare con il bacino verso il pube, con l'appoggio del bacino verso il pube, aprire le spalle, inarcare la schiena e lascio. Stendo una gamba e vado ad accavallare la caviglia sul ginocchio. A questo punto provo a prendere il piede, provo, se questo è il mio massimo, lavorerò qui.
lascio, chiudo completamente mettendo ginocchio su ginocchio e nuovamente torno a farmi in avanti. Lascio. Questa volta piego anche la gamba sotto, cerco di rimanere seduto a terra, non sui talloni, con le ginocchia quanto più possibile sovrapposte e mi lascio andare in avanti, se posso con il mento avanti al ginocchio, altrimenti faccio il mio meglio appoggiandomi con la fronte o con il mento. Se mi sento particolarmente a mio agio, posso andare con le braccia lungo il corpo e rilassare l'addome. Lascio. Cambio, ripeto, dall'altra parte. La stessa sequenza, quindi prima la caviglia sul ginocchio e vado a prendere il piede. Inspirando, mi lascio andare giù. Lascio, quindi sovrappongo completamente le ginocchia e torno verso il piede. Lascio, piego anche la gamba sotto, cerco di stare quanto più possibile seduto a terra e soprattutto con le ginocchia sovrapposte e mi lascio andare avanti. Torno su, di nuovo stendo una gamba, l'altra questa volta la metto piegata in questo modo all'inguine. Ruoto le spalle verso la gamba piegata e scendo su questa fino a quando il bacino rimarrà a terra. Non lo devo far sollevare in questo modo, se no è inutile. Torno su, rimango con le spalle girate verso la gamba piegata e vado con il fianco verso la gamba distesa. L'altra mano va dietro la schiena e mi aiuta a rimanere in torsione. Poi porto la mano dietro la testa e spingo con il gomito indietro. Se mi sento comodo, penso di poter arrivare, allungo il braccio e vado alla mano o al piede, sempre rimanendo girato con le spalle una sulla verticale dell'altra. Lascio. Ripetiamo dall'altro lato. Stessa accortezza, lascio andare bene giù la gamba. Scendo senza sollevarmi, mantengo il bacino a terra, scendo quello che posso. Torno su, rimango ruotato con le spalle, vado al piede, la mano dietro che mi aiuta ad andare in torsione. Uguale, con la mano dietro la testa, il gomito che spinge indietro. Se ce la fate andate alla mano, se come per me in questo caso da questa parte ho un blocco e non posso arrivare, è inutile che faccio questo lavoro storto, rimango così. O provo piano piano a stendere ma avendo molta accortezza di non girarmi in questo modo. Lascio. E a questo punto andiamo con le gambe appena appena divaricate e piegate a vostra necessità per riuscire a prendere i piedi e poter inarcare la schiena il più possibile. Cerco di stare il più dritto possibile, spalle sollevate. A questo punto faccio un bel respiro, espirando provo a stendere le gambe e a non lasciare la presa dei piedi, quindi a seguire in basso il corpo e poi magari ad assecondarlo rilassando la schiena e scendendo giù con il capo. Lascio. Stesso lavoro
lo vado a fare con le gambe distese, ma in questo caso prima abbandono il corpo, lo rilasso completamente, lascio che si pieghi sotto il suo stesso peso, senza fare nulla, come va, va. Mi sono piegato verso il basso, adesso allungo le braccia e mi allungo in avanti, passo da un piegamento verso il basso ad un allungamento verso i piedi. Lascio, piano piano torno su e me ne vado srotolando la schiena a terra, le braccia in fuori a croce, gambe piegate e accavallate, porto le gambe a terra da un lato, in questo caso dal lato della gamba che rimane in terra, cercando di arrivare con le ginocchia a terra. Poi l'altro braccio lo mando in fuori, la testa segue il braccio e provo per quanto possibile di mandare anche la spalla e il braccio a terra, verso terra perlomeno. Il ginocchio verso terra da una parte, spalle e braccio verso terra dall'altra. Lascio, inverto la posizione, lascio. Torno al centro, piego le gambe, le sollevo, afferro le ginocchia sotto il cavo popliteo, faccio la schiena rotonda il più possibile e ci rotolo un pochino sopra, rotolamenti piccoli così, o se state più comodi anche più grossi, fino, se riuscite, con comodità a arrivare seduti o completamente capovolti indietro. L'importante è che il rotolamento sia dolce, la schiena non deve sbattere, devo mantenerla sempre rotonda. Bene, ci fermiamo, ci giriamo, andiamo nuovamente in ginocchio seduti sui talloni e ci prendiamo cura un pochino della nostra cervicale, sempre con l'accorgimento del cuscino per chi ne ha bisogno. Tra i talloni e il bacino. Circonduzioni. Due giri in un verso, due giri nell'altro. Di nuovo. Flessione laterale, andiamo con attenzione a avvicinare l'orecchio alla spalla e non flettere la testa ruotando anche il capo con il naso che guarda da una parte in questo modo, questo no, lasciamo lo sguardo dritto avanti, il naso puntato avanti, è solo l'orecchio che va alla spalla, cambio. Questa volta la testa è dritta e ora sì, giriamo lo sguardo come se volessimo vedere dietro la schiena. Quindi, avanti e dietro, scendiamo con il mento largo, lo avviciniamo al petto, saliamo con il mento sul petto srotolando la cervicale. Arriviamo su, rilassiamo indietro senza forzare e ricominciamo da capo. Quindi, di nuovo circonduzione. Due giri in un verso, due giri nell'altro.
E la nostra piccola sequenza di stretching è finita, ma per coloro che mi seguono a lezione, aggiungiamo anche, solo per coloro che mi seguono a lezione, il rotolamento sul cavo. Fronte naso a terra, col bacino a terra, e da qui rotoliamo sul capo. Come vedete rotolo, non struscio. 5-6 rotolamenti, torno su e nuovamente un paio di circonduzioni a sciogliere il collo. E questa volta sì, abbiamo finito. E quindi buona giornata, buona permanenza in casa per tutti coloro che non sono per qualche motivo costretti ad uscire. Quindi buoni libri, buona musica, buoni hobby e tanta pazienza. A presto, arrivederci.